Questi primi 50 giorni sono stati veramente lunghi, pesanti, faticosi. Sono andata a presentarmi dal prefetto, dall'assessore regionale agli enti locali, insomma dal ministro Cancellieri, a presentarmi e soprattutto a chiedere aiuto per le nostre isole. Più che raccontare quello che ho trovato, dovrei cominciare a dire quello che non ho trovato. Questo è un comune dove le casse del comune sono state depredate. Alcune cose le sapevamo, altre no, altre sono emerse dalle inchieste giudiziarie che sono in corso. Dipendenti dell'ufficio tecnico che erano stati nominati direttori dei lavori come fossero liberi professionisti e che avevano intascato dei soldi che non oneri di progettazione sulla base di delibere che non esistevano, che erano state falsificate, insomma cose molto gravi. Lampedusa non sarebbe così degradata, non sarebbe così abbandonata, non avrebbe raggiunto questi livelli di degrado se ci fosse una macchina amministrativa che funzionante, quindi il comune, la macchina amministrativa che è lo strumento operativo per poter amministrare, non esiste. Gli uffici devono essere tutti riorganizzati, devono esserci dei responsabili che effettivamente dirigono gli uffici, ognuno deve avere le sue responsabilità, deve avere quel senso del dovere, quel grado di formazione, di aggiornamento professionale, i risultati devono vedersi. Il decoro e la cura del territorio dimostreranno che c'è un'amministrazione che lavora per il bene pubblico, ma che c'è anche una macchina amministrativa composta da persone, ognuna delle quali fa il proprio dovere. In questo momento è importantissimo battersi per la continuità territoriale. Come tutti sappiamo, scade ad ottobre e se non si riesce oggi a ottenere dallo Stato i soldi che mancano per bandire la gara e fare in modo che il servizio prosegua da ottobre, rischiamo veramente di rimanere isolati dalla terraferma. E noi non siamo come Pantelleria, che è collegata con 4 ore di traghetto dalla terraferma, siamo un'isola che ha una nave che è come se non ci fosse. Quindi in questo momento è importantissimo battersi per la continuità territoriale. Altri temi che purtroppo sono all'ordine del giorno perché ci sono scadenze, eccetera, è la proroga scaduta del pagamento dell'IRPEF, degli oneri sociali e dei mutui, quella che è stata ottenuta grazie allo stato di emergenza. La stessa proroga non è stata fatta per la moratoria fiscale che scadeva il 30 giugno e quindi oggi commercianti, albergatori, ma anche singoli cittadini che hanno usufruito di questa moratoria si sentono beffati e sono molto preoccupati perché non hanno la liquidità per poter pagare insieme le tasse dell'anno scorso più gli anticipi di quest'anno. I 26 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente per il risarcimento, diciamo così, dei danni causati dal governo nel 2011 ci sono, ne sono stati spesi solo una minima parte ancora. Infatti una delle prime visite, uno dei primi incontri che io ho chiesto ed ottenuto è stato con il soggetto attuatore indicato dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri per la realizzazione di questi interventi, proprio per discutere insieme a lui, rivedere la programmazione. Quello che ho chiesto è che questi soldi debbano essere investiti per progetti che siano in grado di risolvere finalmente problemi storici di Lampedusa che ci portiamo dietro da una vita, che sono il depuratore, le pompe di sollevamento, i rifiuti, le scuole. Affrontare in maniera seria. In maniera seria significa l'impianto di depurazione deve essere un impianto moderno, calibrato, modulare, cioè che funzioni d'inverno per 6.000 abitanti, ma che d'estate sia in grado di depurare per 25.000 abitanti, e così tutta la partita dei rifiuti. Cioè, dobbiamo organizzarci, dobbiamo essere pronti a parlare di sviluppo turistico, perché oggi come oggi
Non possiamo noi ancora parlare di sviluppo turistico, e non soltanto per i problemi dei trasporti, perché l'isola è lontana, perché è costoso arrivare qui, ma perché abbiamo delle debolezze interne, strutturali, storiche, che dobbiamo superare. Quindi questi soldi ho chiesto e ho ottenuto grande disponibilità, grande collaborazione, stiamo lavorando molto bene insieme. Ho chiesto che servano a far uscire l'isola dal degrado più insopportabile. C'è gente che aspetta da 3 anni, da 4 anni, alcuni da 8 anni, delle risposte su richieste di aiuto per potersi curare, bimbi, anziani, famiglie che vivono situazioni di disagio, che è un tema molto, molto importante, che mi sta molto a cuore, cui bisogna dare risposte, e che non devono venire solo dal comune, devono venire anche dalla regione, dall'ASL, devono venire dalle altre istituzioni, perché ammalarsi qui a 10 ore di traghetto dalla terraferma, oppure dovendo pagare prezzi elevati del biglietto aereo, è un problema serio, è un problema serio. Le imprese hanno abbandonato i cantieri senza metterli in sicurezza, l'esempio di Via Madonna è quello più scandaloso e vergognoso. Quella strada è la testimonianza dell'arroganza, del modo di concepire la cosa pubblica come cosa propria, della mancanza di rispetto dei cittadini. Le buche, le strade, i guasti, la rete idrica, c'è gente che non ha acqua da anni perché c'aveva la perdita della rete idrica che allagava la casa, quindi insomma situazioni veramente assurde. E anche lì stiamo lavorando, ma non è dall'oggi al domani che io risolvo il problema che il comune non ha operai, perché qua sono state fatte 27 assunzioni peraltro riconosciute illegittime dalla Corte dei Conti, che ha avviato un procedimento di risarcimento per 400.000 euro, e però non sono stati assunti gli operai, non sono stati assunti gli acquaioli. In questa situazione il comune di Lampedusa, certamente la soluzione non poteva essere quella che io mi insediavo, chiamavo gli operai, li facevo lavorare a nero, in nero come nel passato, perché è una cosa che mi ripugna, oltre ad essere una cosa illegittima e contro legge, è ripugnante. Io ho grande rispetto del lavoro delle persone, gli operai non ci sono perché vanno compiuti degli atti amministrativi, illegalità, che tutelino prima di tutto chi lavora, che tutelano il comune, che tutelano i cittadini. Dobbiamo far diventare quest'isola, questo comune, un posto normale. Io ho necessità, e la nuova amministrazione ha la necessità, di tracciare un confine netto tra passato, presente e futuro. Non mi sono candidata e non mi sono proposta a sindaco per fare lo sceriffo, voglio fare il sindaco, ma bisogna tracciare un confine netto con il passato, voltare pagina. Il fatto che ci sia un'amministrazione fatta di gente normale, di gente che è andata al comune senza aver ottenuto promesse di posti di lavoro, sia un fatto già nuovo e rivoluzionario per Lampedusa. Finora tutti i consiglieri sono passati dall'aula del Consiglio Comunale per arrivare alla Selis, per arrivare in altri luoghi, in altri uffici, in altre stanze. Noi abbiamo già cominciato a cambiare le cose. La cosa importante, decisiva, era fare pulizia dentro il comune, aria pulita, riorganizzare gli uffici e rimettere in sesto il comune è la tappa successiva. Abbiamo le idee chiare, sappiamo come fare, abbiamo la forza, l'entusiasmo, la passione, l'energia, l'amore per le isole e per i nostri concittadini. È una fase complicata, difficile, che siamo in grado di affrontare. Ci vuole tempo per cambiare le cose in genere. Per Lampedusa, per la situazione difficile, drammatica in cui si trova, per alcune cose ce ne vorrà ancora di più. Chiedo ai miei cittadini di non lasciarsi strumentalizzare da chi in questo momento ha interesse a fomentare, a mettere in difficoltà l'amministrazione in maniera del tutto ingiustificata, perché insomma 50 giorni
sono pochi per me, come sono pochi per Orlando, come sono pochi per qualunque sindaco che sia insediato in questo momento. Lampedusa è fatta principalmente di gente per bene, onesta, che lavora, che vuole salvare e difendere Lampedusa per poterci crescere i propri figli. Dobbiamo essere in grado di resistere a questi tentativi di sabotaggio, di ostacolare, di creare allarmismo, di creare e di difendere i beni che sono di tutti, di difendere il futuro di Lampedusa.